Salve amici fratelli della Congrega Lascia qua i denti, il dentifricio sta corrodendo o smaltando le mie labbra. Lo so, io posso apparire molto antipatico, soprattutto perché, come si suol dire, non le mando a dire e eh, posso risultare pazzo, associabile. Uh, Michael Shannon di My Son My Son What Have You Done? Y al posto di U eh, oppure di uh, Revolutionary Road di Sam Mendes con Leo DiCaprio e Kate Whistler, e non è Titanic naturalmente ecco, voglio augurarvi buona domenica in maniera non buonista perché succedono degli episodi che a volte sconvolgono la mia persona e rimango basito, allibito, esterefatto, incredulo eh, oserei dire scioccato eh, dopo una lauta colazione a base di una pizzetta eh, molto saporita dal sapore autentico, fragrante eh, da me sciolto in bocca, diglutita, eh, non ancora però digerita, e un eh, morbido caffè delizioso, eh, scivolato nel mio ventre. Eh, qui vedete fanno già casino e disturbano la registrazione. Voi che avete il fegato amaro mentite spudoratamente. Sapete che, eh, cosa è successo ora? stavo rincasando e qui c'è eh, una bonazza, no? via benazza, um, in prossimità della rotonda ho claxonato, sì ammetto di avere questo brutto viziaccio incurabile eh, perché esiste il limite massimo di velocità che non va superato e eh, in corsi in qualche trasgressione, no? infrazione stradale, e pagai giustamente la multa mm, perché accelerando troppo eh, io a volte sono troppo precipitoso, repentino, celere, no? Eh no no, no, no dicevo eh, a volte sono ardimentoso eh, ed intemperanze esplodo in maniera veementemente furiosa, no? no dicevo eh, c'è anche il limite minimo di velocità perché non si può rallentare il traffico per farsi, e qui voglio essere volgare, scadere nella volgarità così detestata. Eh... Attenzione alla guida, allacciate la cintura altrimenti poi se qualcuno vi tampinerà di offese no, tamponerà, potrete sbattere la testa. Sì, io vi prenderò a testate. Anche giornalistica, dicevo, allora eh, ho suonato. Sì, 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 ehm, non ho tamponato nessuno. Lei ieri sera ha trombato. Era sabato sera, ci ha dato ha spinto, e eh, non va neanche a spingere come si suol dire. Che in questo modo di dire, viene quando mh, la macchina diciamo è in panna montata, no, è in panne e eh, lei è in mutande. Allora ieri sera ha fatto lo spogliarello e ancora eh, non è andato a letto e, e, e non si è rivestito. Lo dicevo, leva investito, messo sotto, asfaltato. Lo dicevo, a un certo punto, non, non lo sto inventando, sì il romanzo, mi piace giocare con le parole. E, e allora eh, uno, questo camioncino, mi insegue fin sotto casa. Che, spaventato, che sta succedendo, apre la portiera, la stava spaccando. Non vale un cazzo! Sei una merda. Ecco, questo è il modo di fare di chi stava guidando assieme a un disabile. Che non sono io. Questo qua deve essere disabile mentalmente. Quell'altro al suo fianco, un ragazzino, fra l'altro, eh, poveretto, eh, soffre di disabilità motoria, no? Eh, e, però si stava quasi spengendo come direbbe in toscana spegnendo il, il suo motore e però non ci ha pensato due volte accelerare a fare inseguimenti stradali tipo vivere e morire a Los Angeles Ronin di John Frankenheimer io telefono ai carabinieri telefono a chi vuole ho telefonato eh, da par mio e eh, parimenti c'è cioè altrettanto le forze dell'ordine che hanno subito, diciamo, inquadrato, ordinato la situazione, dando a me ragione ovviamente, come succede quasi sempre, frequentemente. Sì, ma eh, che motivazioni c'erano? Questo ha suonato perché lei indubbiamente andava troppo piano, lei andava a ralenti, cioè, eh, ci vorrebbe però la moviola, forse l'ade, eh, la, 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 l'ade, lode lode è quello che so, l'area video sorvegliata vado a impapinare che motivo c'era di inseguire questa persona giungendo fin sotto casa sua e lì è cominciato lui balbettare quindi lei teneva le carabinieri per dire noi per dirci che o per dinci sì, eh, non è corretto claxonare, ma il claxon mm, servirebbe soltanto in situazioni di pericolo per avvisare il prossimo di un pericolo incombente, eh, diciamo, eh, immantinente, no? Non so. Suonare perché quello che sta davanti non si è accorto eh, che... Mm, Sta compiendo una manovra che potrebbe essere di intralcio di pericolo per gli altri, però è perdonabile anche perché effettivamente lei a quanto andava è piano, ma è, però poi non è andato piano, e dice che sei una merda! Non vale un cazzo. Mi ricordano quelle offese quando giocava a calcio. Poi, vedete, le persone, i ragazzi, si demoralizzano. Eh, perché in questa società intamente. Buona, ecco basso il buonismo, cioè, bisogna essere buoni, ma uh, bisogna essere anche sinceri, obiettivi, leali, non scorretti e soprattutto guardarsi dentro. Io ho sempre guardato con estremo sospetto le persone che vogliono ad esempio pedagogizzare il prossimo, moralizzarlo, istruirlo o istradarlo, lo vogliono indirizzare lungo la retta via. Io preferisco smarrirla come Dante Alighieri e eh, guidare esistenzialmente in maniera un po' travagliata, tormentata, frastagliata da eh, sensazioni umorali che cambiano sempre il loro percorso, non stradale, neanche intangenziale, eh, perché altrimenti basta tangere ecco, eh, le suscettibilità altrui. Per venire inondati nella loro cattiva coscienza che viene in quei momenti sfogata eh, con quella violenza anche verbale, ex allenatori di calcio, tanto pii, buoni per l'appunto, apparentemente deliziosi, persone squisite, e in realtà dei falliti persone fallite che ripiegarono un doppio lavoro in nero, ehm, pagati diciamo un tanto al chilo in maniera forfettaria, che andavano calmati o calmierati, in senso metaforico, non nel senso del semaforo, andavano fermati sì, eh, con questi lavoretti per sbarcare il lunario, poi andavano. Vanno tuttora a allenare i ragazzetti, i cosiddetti bimbetti, così li chiamano in toscana, per riversare loro tutte le loro frustrazioni del quotidiano, persone inappagate, forse anche sessualmente, e poi le offese sulla sessualità. Tu ce l'hai più piccolo, questi ragazzi nudi, no? Eh, tu vai svezzato, devi deflorarti. E sverginarti tira fuori i maroni non vale un cazzo non vale un cazzo come loro questi cinquantenni che guidano che forse ricevono qualcosa per assistere i malati i disabili eccetera eccetera e che sono tanto samaritani e, e poi ma cosa suoni dentro un disabile Dice, diciamo, vale ma un cazzo c'è una merda! Ma vale un cazzo c'è una merda! Falto ripetitivi in questa offesa che avranno imparato dai loro genitori, come loro, delle persone false. Eh, e io rispondo a lei: cosa vuole fare? Telefoni, chi, chi vuole? Cosa vuole fare? Io ho semplicemente claxonato, anche giustamente. Ecco, e, e lei è talmente preoccupata della salute fisica anche eh, psichica di questo ragazzo che l'ha alterato, alterato, ha già adulterato lei Sta con una moglie adultera ieri sera lo so, e, lei ha dei sospetti perché lei è rimasta in casa a guardare le partite, sua moglie è uscita con le amiche, siamo sicuri? Quindi ha paura di essere stato corrificato. E adesso su di me ha sfogato tutte le sue rabbie. Così, è così ora. Vogliamo scherzare? Scherziamo se mi volete far incazzare. Sono cazzi vostri, sono cazzi vostri. Eh, io voglio mm, tenermi distante. Si, sì, cioè vuole la distanza di sicurezza adesso non c'è più il distanziamento sociale, non è decaduto l'obbligo delle mascherine, ma queste persone vanno smascherate, sono già denudate se, 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 senza nulla oramai. Il Green Pass non lo chiedono da nessuna parte, eh, ci sono delle regole non scritte, no verbalizzate che poi eh, ripeto scadranno non, non esisteranno più e queste persone esisteranno sempre queste persone che si celano si bardano un'apparenza da, 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 da persone che aiutano il prossimo e poi attaccano anche il prossimo loro eh, volendo l'umiliare Volendolo offendere apertamente e redarguendolo, ammonendolo coi peggiori insulti, io rimango sempre, ripeto, sotto shock quando assisto a ciò è veramente una società di persone merde, di falsi, di persone che cenano con te o bevono con te. E persone mafiose come in quei bravi ragazzi, no? Eh, ridono con te, poi ti tradiscono o imbeiscono quando meno te l'aspetti, eh, o, o addirittura metaforicamente ti, ti trucidano, ti, ti, ti assassinano. Eh, io interpreto molto bene alcuni segnali non stradali, i segni, diciamo così. Che, che la mia mente percepisce non distorce un bel niente, mi spiace per certa gente che continua a pensare qualcosa di veramente scandaloso. Eh, si può constatare la constatazione amichevole: no? che, che alcune persone non sono amiche, perché uno inserisce un commento, non riceve un, eh, un mi piace di apprezzamento, però riceve a sua volta. Uh, un, un commento che vorrebbe alludere a chissà cosa, perché quella persona sta pensando, che tu sei scritto quella cosa hai pensato, uh, sono dei grandi pensatori. In effetti abbiamo una moltitudine di persone che ostentano questa facciata uh, perfetta, non ammaccata. Come una, una macchina semmai incidentata, e gente, ripeto, che va smascherata. Basta con le mascherate, basta con queste pagliacciate, anche con questa farsa del Covid. Il Covid è sparito, i, i contagi sono in decrescendo con la crescersi della de, de, de guerra in Ucraina. Ora o aprite un po' il cervello vi svegliate e vi ribellate, e eh, la vostra strada, proprio in questo caso esistenziale, rivoluzionate, oppure eh, rimarrete persone frustrate. Io riesco a conservarmi, integro e eh, ringiovanisco anche, divento più intelli intelligente perché. Eh, So guardare la vita per quella che è. Soprattutto mi guardo allo specchio, eh, mi osservo dentro, interiormente curo quelli che sono i miei difetti, esteriormente appaio più appagato, sto meglio e anche sono più bello. E mentre molta gente predica, invece, contro il prossimo, saccanesce. E eh, in testa gli caga e piscia, ma della sua vita nulla capisce. Vi lascio così. Buona domenica. Non voglio pontificare, non sono il pontefice, non sono un uomo papale, non sono un uomo regale, eh, non voglio donarvi nessun buonismo eh, e delle, delle stronzate retoriche per farvi contenti. Uh, non, non vi darò nessun presente, voi siete qui, qui e secondo me anche qui da parecchio tempo a sette. Ciao.